L'iniziativa di stasera nasce per commemorare il centesimo anniversario dei fatti di Empoli. Ma io vorrei contestualizzare la situazione in Polese Valdezza che poi portò ai fatti di Empoli. Ma i sacrifici della Prima Guerra Mondiale erano ricaduti soprattutto sulle masse popolari. Centinaia di migliaia di giovani erano morti in quella che Papa Benedetto XV chiamava inutile strage e che Lenin chiamò guerra di spartizione del bottino fra le grandi potenze capitalistiche, in modo molto più chiaro. Le braccia dei giovani uomini erano state sottratte al lavoro nei campi, impoverendo le loro famiglie, e tanti operai avevano lasciato il loro lavoro. I soldati furono costretti a sparare contro altri giovani nelle stesse condizioni sociali loro e che non avevano fatto niente contro di loro. Erano altri operai, altri contadini, mandati a massacrare operai e contadini. Gli ufficiali, soprattutto di alto grado, erano espressione di una borghesia e aristocrazia vile e antipopolare, che non si faceva scrupolo di mandare al macello migliaia di soldati in operazioni che il più delle volte dovevano essere utili soltanto al prestigio dei singoli comandanti. Mi è rimasto impresso un episodio del film Uomini contro di Francesco Rosi, quello della decimazione. Cioè, praticamente la decimazione era che se un gruppo di soldati non obbediva a un ordine, oppure se alcuni soldati non individuati non lo avevano fatto, potevano essere presi contandone uno ogni 10 altri soldati che magari non c'entravano niente e venire fucilati. La guerra colpì duramente l'economia empolese. Il ritorno dei reduci dal fronte provocò una forte disoccupazione e di conseguenza un forte malcontento. I prezzi dei generi di prima necessità conobbero un vertiginoso aumento, fino al 350%. In questo quadro, un effetto non negativo in sé fu il rafforzamento della componente femminile della classe operaia, soprattutto nei tradizionali settori del rivestimento dei fiaschi, le fiascaie, le frecciaiole, le scatolaie, ma anche la nascita di una nuova categoria, quella delle confezioniste, impegnate allora nel confezionamento di divise militari, ma che nei decenni successivi e fino agli anni 70 andarono a costituire una componente fondamentale del movimento operaio empolese, conducendo storiche lotte sindacali e politiche. I reduci, che come ho detto erano in gran parte contadini e operai, ebbero modo di constatare la corruzione e gli arricchimenti della borghesia e degli approfittatori di guerra, il mancato mantenimento delle promesse di assegnazione di terre ai contadini e il mantenimento dei privilegi da parte di quelle classi possidenti i cui figli si erano semplicemente imboscati o erano andati a far parte di quella classe di ufficiali che cercavano gloria mandando le loro truppe al macello, ma non cadendo quasi mai assieme a loro. A Empoli e nei comuni limitrofi, nel 1920, il Partito Socialista conquistò tutte le amministrazioni. Il nuovo sindaco di Empoli era Riccardo Mannaioni, socialista massimalista. Il 20 febbraio 1921 venne aperta a Empoli la sezione del neonato Partito Comunista d'Italia, che diventò Partito Comunista Italiano nel 1943, che ebbe da subito una notevole adesione operaia e popolare, erodendo non poco la forza del PSI, che rimase comunque fortemente presente nel sindacato e nelle cooperative, oltre che alla guida delle amministrazioni comunali. L'inaugurazione della sezione empolese del Partito Comunista d'Italia venne presieduta da Spartaco Lavagnini, segretario toscano del Sindacato dei Ferrovieri e tra i fondatori del partito.
Appena una settimana dopo, il 27 febbraio 1921, alcuni squadristi fascisti entrarono nella sede del sindacato a Firenze e spararono 4 colpi a bruciapelo a Spartaco Lavagnini. I primi 2 alla testa, uno al petto e l'ultimo alla schiena. Lo sciopero dei ferrovieri fu immediato e bloccò l'intero traffico. Lo sciopero generalizzato, cioè si estese un po' a tutti i settori, e gli scontri aperti con i fascisti, sostenuti apertamente dalle forze dell'ordine, andarono avanti non solo a Firenze ma anche in provincia fino al 3 di marzo. Le sedi della Camera del Lavoro e della FIOM vennero devastate dai fascisti sotto la protezione delle forze dell'ordine. Lo squadrismo fascista iniziò a muoversi in maniera coordinata e probabilmente già predisposta lo stesso giorno dell'assassinio di Lavagnini e della proclamazione dello sciopero. Il 28 febbraio le autorità lasciarono che i fascisti si concentrassero in città, a Firenze, e che, armati con armi dell'esercito, dessero inizio alle loro spedizioni punitive nelle zone operaie rosse della città. Dopodiché le forze di polizia intervennero insieme a reparti dell'esercito per sbaragliare la resistenza antifascista organizzata della popolazione. I fascisti e la polizia contarono un morto per uno, sembra che il fascista si sia sparato da solo più o meno, mentre invece dalla parte operaia, dalla parte antifascista, socialista e comunista, i morti furono tantissimi, non c'è stata mai una cifra precisa. Probabilmente decine, centinaia di feriti e 500 arresti. In questo clima, cioè questo era il clima in cui maturarono i fatti di Empoli, in questo clima la popolazione empolese antifascista viveva in uno stato di permanente mobilitazione. Non solo i comunisti e socialisti, ma anche gli anarchici, i repubblicani e i sindacalisti rivoluzionari. La Guardia Rossa, costituita alla Casa del Popolo di Empoli da alcune decine di giovani socialisti, poi passati al Partito Comunista, nel gennaio 1920, era predisposta al combattimento. La mattina del 1 marzo 1921 furono prelevati dalla Spezia circa 50 fuochisti e macchinisti della Marina Militare. Vennero inviati a Livorno e qui caricati su 3 camion in direzione Firenze. Scortati da 18 carabinieri al comando di Valerio Bachini, noto per essere uno specialista in fatto di repressione delle manifestazioni popolari, avrebbero dovuto sostituire i ferrovieri fiorentini in sciopero. Alcuni marinai vennero svestiti delle loro divise per indossare abiti borghesi e, armati di pistole, fu fornito loro in poche ore il porto d'armi nominativo, non necessario per i militari in divisa. Invece di utilizzare la ferrovia, occupata in quei giorni, fu preferito il trasporto via camion, nonostante il rischio di dover passare attraverso molte città rosse in subbuglio. È quindi molto probabile che si sia trattato di una provocazione orchestrata per far leva sull'esasperazione diffusa dalle violenze squadristiche. Una provocazione, insomma, che desse l'alibi per una successiva repressione e per far entrare in maniera organizzata il fascismo a Empoli, che fino a quel momento era stato tenuto praticamente fuori, lo squadrismo. Una volta che i camion furono entrati nel cuore della città, iniziarono i violenti combattimenti. Lungo il percorso che attraversava Empoli si verificarono numerosi scontri a fuoco tra la popolazione locale e i passeggeri dei 2 camion che nel corso delle agitazioni presero direzioni diverse. Dai balconi e dai tetti empolesi vennero lanciati sulla testa dei malcapitati marinai pietre, piatti, tegole, acqua bollente, mentre dalle barricate organizzate sulla strada principale vennero sparate, revolverate e fucilate. Ora fermiamoci un momento rispetto alla descrizione dei fatti di Empoli e inquadriamo la questione in un contesto più ampio. Quindi darei la parola al compagno Bruno Settis che parlerà di quegli anni del biennio rosso, dello squadrismo,
e di tutto quello che generò i fatti di Empoli e che poi ci portò a 20 anni di regime fascista. Bruno Sessa. Benissimo, grazie mille. Si sente abbastanza bene? Ok, benissimo. Per prima cosa vi ringrazio per l'invito, per l'occasione di discutere insieme un po' la vicenda di Beni Rosso, un centenario appena passato che ha attirato poca attenzione sia nel dibattito pubblico che nella storiografia e che ne meriterebbe senz'altro di più. Quindi nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa di altro. Come stato anticipato da Sandro, che ringrazio, la mia relazione cerca di inquadrare questa vicenda su scala nazionale e anche riportando le lancette indietro di un paio d'anni, cioè prenderei le mosse dal 19 per arrivare al 1920, mi concentro lei sulla vicenda dell'occupazione delle fabbriche e poi tornare alle problematiche del 1921, poi eventualmente possiamo scendere in dettaglio di altre cose in questo momento. Dunque, cercherò di fare un riassunto di alcuni punti che sono i tratti più interessanti e che ci parlano ancora oggi di più indirettamente di quella vicenda. E per questo, come è stato già ricordato, è opportuno partire da quella che era la crisi successiva alla Prima Guerra Mondiale, ovvero nel modo in cui la Prima Guerra Mondiale aveva sconquassato equilibri sociali e economici profondi e adesso non si riusciva a dare una risposta politica all'altezza di questa crisi così multidimensionale. Il momento in cui si cercava che avrebbe potuto offrire questa risposta di reazione politica della crisi sociale sarebbe stato, abbiamo provato a pensare, le elezioni. Le prime elezioni dopo la Grande Guerra. A poco più di un anno dopo l'armistizio, infatti, è il 16 novembre 1919 che l'Italia prende le sue prime elezioni politiche dall'inizio della Grande Guerra. Le prime, si tenga conto, le prime con il sistema proporzionale, che ad agosto era stato messo dal governo di Francesco Saverio. Proprio quelle elezioni, e anche per questo nuovo meccanismo elettorale e proporzionale, restituiva lo sbocco di un paese unitato nel profondo e ancora il movimento non si sapeva bene dove. Il Partito Socialista balzava al primo posto con più di 1.800.000 suffragi, che è un corpo elettorale un po' diverso da quello che siamo abituati. E subito dopo abbiamo il Partito Popolare di Sturzo, fondato solo all'inizio dell'anno, e a una certa distanza da questi due, che erano dei partiti di massa, solo a una certa distanza abbiamo i partiti liberali e mazziniani. Le elezioni, dunque, arrivano il punto culminante del primo confuso anno di dopoguerra, segnato dagli echi della rivoluzione di ottobre. Echi non solo in Italia, ovviamente. Mentre la Russia era in quel momento in piena guerra civile, i bolscevichi si erano lanciati nella fondazione del Comintern nel marzo di quell'anno, la terza internazionale. Quell'anno vide una rapida successione la rivolta spartachista in Germania a gennaio, la Repubblica dei Consigli di aprile in Baviera, quello di Ungheria è durata pochi mesi di più, tutto nel 19. In Italia, già nel corso del 18, si era rivelata la profonda divisione delle sinistre, prima davanti all'inizio della rivoluzione, e poi, in modo più ampio e anche più concreto, davanti ai movimenti sociali che andavano acquisendo forme, dimensioni e ambizioni abbastanza inedite. Sin dai primi mesi, il dopoguerra era segnato dall'inflazione e dall'aumento del costo della vita e del costo dei beni di prima necessità, ai quali nelle campagne, soprattutto nelle città, si rispose con un movimento di proteste e di scioperi. A marzo del 19 risale la prima occupazione di una fabbrica, il primo guizzo di autogestione. E questo avviene nelle ferriere e acciaierie tramite i gregorini di Dalmine nel Bergamasco, dove gli operai hanno organizzato la riunione italiana del lavoro, diretta da sindacalisti rivoluzionari divenuti interventisti e nazionalisti, quindi non da socialisti, ma da sindacalisti rivoluzionari. Infatti, a ben dire, quello che definiva uno sciopero creativo che non interrompe la produzione, che gli piaceva appunto perché non interrompeva la produzione, aveva danno il 20 marzo Benito Mussolini, su cui non aveva fondato a Milano i fasci di combattimento.
perché in quella fase, quella primissima fase del fascismo, essi si appoggiavano e potevano apparire come una delle punte avanzate e tra virgolette rivoluzionarie del movimento di contestazione in linea liberale, uscito dalla guerra stremata e delegittimato. Questa è superato dire di questo aspetto di movimenti che si presentano rivoluzionari politicamente, mentre sono conservatori e reazionari socialmente, è qualcosa che abbiamo visto molte volte nella storia contemporanea e che peraltro penso che si può dire che sia una nuova caratterizzante anche del nostro presente. E questo fascismo per quanto riguarda la politica rivoluzionaria, quello che va a battere l'ordine liberale, però al di là della frasologia rivoluzionaria, già in questa fase ha un nucleo di programma conservatore che si verrà poi consolidato nei modi che vedremo, che accenderemo, perché è un argomento nuovo, ma che accenderemo più avanti nel corso di questa esposizione. Così dicevo, la prima occupazione delle fabbriche si svolse sotto lo sguardo benevolo del fascismo nascente, e l'episodio rimane caro a chi ancora oggi colpisce l'immagine delle origini sovversive del fascismo, della sua natura tra virgolette sociale, sulla quale sono piuttosto scettico, come penso sia chiaro. Ma l'origine di Mussolini allo sciopero creativo implicava il rifiuto dello sciopero vero e proprio, e la competizione con i socialisti e con la Confederazione Generale del Lavoro non avrebbe andato a dimostrarsi da parte sua un'avversione profonda, non solo verso i suoi capi, ma verso l'intero movimento operaio e le sue lotte. La stessa CGL e i socialisti, del resto, venivano in gran parte tanto di sorpresa dagli istituti tumultuosi di quei. Poco dopo, gli scioperi da Giorgio e Spicco cominciarono a venire dopo morti per il caro Viveri, che a partire da quello di giugno della Spezia si diffusero elettricamente a Genova, in Toscana, in Lombardia, a Verona, a Napoli, in Puglia e in gran parte del paese, nord, centro e sud. Morti, saccheggi, l'imposizione di abbassamento dei prezzi chiamarono la risposta repressiva della polizia e dei carabinieri, in qualche caso media di soldati, sino a vero e proprio assedio delle città dove i dimostranti avevano cercato di prendere il controllo. Il PSI, e non solo una sua ala riformista, rimase caldamente orientato a capitalizzare i noti in voti per le elezioni di novembre, quella che sono partito, ma esse usano in mano al partito e al sindacato una centralità politica a cui sostanzialmente non erano preparati, si trovavano impreparati a gestire questa emergenza che veniva dall'interno del movimento operaio. Divisa al suo interno il Partito Socialista, troppo radicata l'ostilità tra questo e i popolari, l'alto partito di massa, rimaneva in sella in questo stallo il governo Ricci, anche dopo le elezioni, con il suo spirito riformatore tecnocratico, destinato a rivelarsi drammaticamente insufficiente rispetto alle difficoltà del dopoguerra e dell'inflazione. Il motto della sua politica economica era consumare di meno e produrre di più, ovviamente. Il movimento di scioperi riprenderà slancio a partire dal gennaio del 1920, contro l'aumento del costo della vita, ma anche contro la sintesi iniziale di austerità e produttivismo. Dunque, aveva un fondamentale carattere economico, ma una necessaria e inevitabile dimensione politica. Si mossero prima di tutto i posti dei grafonici e dei ferrovieri, poi braccianti in molte province del nord e del centro, agendo sotto le stesse spinte, ma prima in sostanza di coordinamento, dicevo la mancanza di coordinamento politico anche da parte dei socialisti che stavano preparati. A giugno poi, siamo nel 20, appoggiato alla popolazione operaia della città, i bersaglieri rifiutavano di partire per l'Antonia dal porto di Ancona. Su questo è uscito uno dei tanti libri usciti per il centenario che l'hanno ricordato e studiato. Non solo ricordato, ma aggiunto qualcosa alla nostra conoscenza storica di Daniele Rosso, un bel libro di Andrea Ventura che è uscito negli ultimi mesi dell'anno scorso, intitolato Italia Ribelle, sommosso popolare di volte militare nel 1920, che studia nel minimo dettaglio, le rivolte di Ancona di giugno e quella precedente di Viareggio di maggio e le risposte repressive. Quindi un libro importante sia dal punto di vista del metodo, sia da quello di essere stato uno dei pochi che ha riflettuto storiograficamente sul Biennio Rosso. Chiudo la parentesi professionale storiografica. Dicevo, alla fine dell'anno 1920, mentre si erano ingrossate di misura le file della CGL, il numero di scioperanti aveva superato i 2.300.000.
più di un milione l'agricoltura, dove la CGL alle leghe rosse non dirà che si univano i popolari e le leghe bianche. Quindi un movimento di massa, non è un movimento politico. Ecco, questo scollamento da politica e società al lato negativo della politica non risponde. Il lato positivo, per farla un po' più, il lato politico è i suoi confini sono molto più ampi di quelli dei partiti politici e del sindacato CGL. Comunque, questo movimento si espande e contagia rapidamente piccole e grandi parti. Tra febbraio e marzo del 20 furono occupati i edifici mazzonici nel Canavese, perché dal Salvo, il de San Giorgio a Sesto Ponente, le officine Mianzi, Pesce a Napoli e così via. A Torino, alla Fiat, su cui è inevitabile concentrarsi un po' in particolare, il movimento si distinse per dimensioni e per spiccati caratteri di originalità, anche in ragione proprio della fisionomia del movimento operaio torinese, tanto della sua tradizione di organizzazione quanto del radicalismo maturato nel corso della guerra. Anche dopo la smobilitazione, infatti, la Fiat rappresentava una formidabile concentrazione di migliaia di lavoratori. Qui, nel corso del 19, avevano preso forma consigliata politica, eletti direttamente dagli operai, che rappresentavano per composizione e slancio politico un salto di qualità rispetto al tradizionale istituto delle commissioni interne. Per alcuni, essi erano, o dovevano essere, cellule della rivoluzione, la tradizione italiana dei soviet. Nei consigli e attorno ad essi collaboravano infatti uomini della CGL, ma anche anarchici, socialisti, in particolare tra di essi, come sapete, i giovani socialisti, che a maggio avevano cominciato a pubblicare una rivista settimanale dal titolo L'Ordine Nuovo. Tra di essi, ovviamente, Antonio Gramsci, Angelo Pasca, Danilo Togliatti, tutti sotto i 20 anni. Il consiglio dei commissari di fabbrica dell'Officina Metallurgica Preventi Fiat è la prima realizzazione concreta di una tesi sostenuta dall'Ordine Nuovo, scriveva Gramsci nel settembre del 19. L'avvenimento, che ha formato l'entusiasmo di fervore attivo gli animi dei nostri compagni operai, appartiene quindi un po' anche a noi. Parole. Né il movimento dei consigli, né tantomeno l'Ordine Nuovo, possono essere oggi, però bisogna essere chiari su questo, possono essere oggi, come si è spesso fatto con una certa forzatura, presi come rappresentativi di tutto il Biennio Rosso. Il consiglio di fabbrica stesso, del resto, fu talvolta invitato fuori da Torino, ma con scarso successo. Anche al netto delle sue caratteristiche intellettuali e culturali, il gruppo di Mondo Nuovo si distingueva per i suoi accenti rivoluzionari e soprattutto per l'enfasi sull'organizzazione, o meglio, sulla continuità che stabiliva tra l'organizzazione della produzione, la presa di coscienza del ruolo della classe operaia, la maturazione di una propria capacità di organizzare se stessi, di organizzare la produzione e infine, tendenzialmente, di organizzare lo Stato. Quindi questa continuità era ciò che caratterizzava l'Ordine Nuovo, ma non si può dire come rappresentativa dell'intero Biennio Rosso, era una cosa piuttosto isolata. Questa prospettiva derivava da un intreccio tra il livello avanzato di sviluppo dell'industria torinese e della Fiat, che stava importando tecniche tecnologiche e servizi ovviamente, e lo sviluppo delle organizzazioni della classe operaia torinese stessa, con la loro coscienza militare e la loro tradizione di lotta. Bastava però spostarsi verso Genova, come fecero Togliatti e Andrea Di Grondo per studiare l'occupazione degli officini di Sestri, per trovare ad esempio una situazione molto diversa. Scrivono lo stesso Ordine Nuovo nel marzo del 20, in contrasto con il tipo quasi unico dell'operaio torinese, come la santa coscienza di classe, si descrive un panorama sociale più frastagliato, in cui gli operai qualificati si sentivano già piccoli borghesi e quelli non qualificati erano nell'anima ancora contadini. Ma anche in quel caso l'iniziativa operaria aveva incalzato, se non scaricato, la timida dirigenza socialista durante una vertenza, arrivando appunto all'occupazione delle officine, quindi prima che la stessa Torino. Ecco, non avevo insomma così lineare, non è che se una Torino di movimento operario forte occupa per Torino, che si conosce la nuova Torino, tutto il Biennio Rosso è rivista, sono più trascariate appunto perché c'è un movimento sociale che, se non più avanti, perlomeno più originale, più innovativo e anche più improvviso in quella parte della politica. L'ondata di scioperi, comunque, raggiunge la fine nel marzo del 20, a partire da una questione apparentemente banale, ma estremamente concreta. In seguito, infatti, all'entrata in vigore dell'ora legale,
il rappresentante operaio della Fiat chiesero di posticipare di un'ora all'inizio della giornata lavorativa e prendere dalla direzione solo un spugnato di tutto. Il vice di Lazio fu lo stesso invece a spostare la ricerca di tutto il lavoro aziendale un'ora avanti, che fu quindi subito licenziato. Fu proclamato lo sciopero degli operai Fiat, il famoso sciopero delle ricette, e una settimana dopo lo sciopero generale a Torino in tutto il Piemonte, in un movimento di ampliamento della solidarietà operaria dello sciopero. I politici rimasero il nucleo duro dello sciopero e servirono l'intervento del governo e l'arrivo delle truppe in città per farli resistere. Il lavoro di Torino, infine, di 24 aprile. Fu la prima grande sconfitta operaria del dopoguerra, ma non fu la fine del rosso, anzi. L'ondata di occupazione delle fabbriche arrivò qui in estate del 20. Dopo vari estenuanti mesi di proteste e scioperi, il salto di qualità scattò, paradossalmente, proprio perché si era troppo stanchi di scioperare. E perché c'era visto l'appuntamento di settembre, ovvero della ridiscussione dei contratti di lavoro. Di questa stanchezza, ovviamente, era molto consapevole la controparte padronale, che meditava di ricorrere alla serrata per mettere gli operai all'angolo. Ma mentre non pochi nel PSI invitavano ad accorciare il tiro, questo era proprio il titolo di un articolo della critica sociale di Metallo, ecco, mentre il PSI faceva così, l'ambito sembrava invece che l'iniziativa operaia spingesse, quasi al di là delle proprie intenzioni consapevoli, spingesse a mirare sempre più in alto. Per impedire la serrata e troncare i lunghi, il 30 agosto la pianta torinese decide di occupare l'Alfa Romeo. Dall'altra, il movimento di occupazione si estendeva all'intera Milano, da Milano al resto del paese, dalle officine metallurgiche, poi alle officine fornitrici. Nei primi giorni di settembre, coinvolse Piombino, Ancona, Terni, Palermo, la Galleria di Firenze e le officine ferroviarie meridionali di Napoli, quindi soprattutto nord, ma anche centro, ma anche sud. I livelli più massicci di adesione si registrarono comunque nel triangolo industriale, soprattutto a Genova, Milano e Torino, che l'occupazione si impegnava masso per le enormi, con una vasta opera di organizzazione, sia per far funzionare le officine, sia per difendere dagli attacchi. Dove l'occupazione di ala significava che la gestione degli stabilimenti passava alle commissioni interne, o che esse, quasi sempre in assenza di tecnici e ingegneri, si sforzavano di continuare la produzione. Le officine si dotavano spesso di armamenti, barriere e regole militari per difendersi dai eventuali attacchi della polizia o dell'esercito, a cui presto si aggiunsero, soprattutto nelle città del nord, i fascisti. Ovviamente. Alla fine però spuntarono le mitagliatrici e riapparve il comitato militare che era stato allestito al momento dello sciopero generale di aprile. Alla fine della prima settimana del 5 settembre, l'edizione piemontese dell'Avanti titolava «L'emancipazione dei lavoratori sarà opera dei lavoratori stessi». Sotto di questo c'è un articolo non firmato, che però è oggi attribuito a Gramsci, intitolato Domenica Rossa, che si apriva così, e vi leggo un passo, perché mi chiedo avvio alla conclusione della mia presentazione. Domenica Rossa aveva questo passo qua. Gli scrittori della classe borghese si tolgono dalla rabbia, costretti come sono a registrare l'attività della classe operaia nelle fabbriche occupate. Attività della classe operaia, iniziativa di produzione, di ordine interno, di difesa militare da parte della classe operaia. Le gerarchie sociali sono spezzate, i valori storici sono invertiti. Le classi esecutive, le classi strumentali, si sono poste a capo di se stesse. Hanno trovato in se stesse gli uomini rappresentativi, gli uomini da investire nel potere di governo, gli uomini che si assumono tutte le funzioni che un aggregato elementare e meccanico fanno una compagine organica, fanno una creatura vivente. Tutto ciò fa torcere la rabbia, gli scrittori della borghesia, i credenti nell'investitura divina della classe borghese per i poteri di deliberazione e di iniziativa storica. Fine della citazione. L'iniziativa storica passa nelle mani del proletariato rivoluzionario, in estrema sintesi. Alle grandi speranze degli occupanti, da una parte rispondeva però una grande paura. In quegli ultimi anni d'Italia liberale, agli occhi degli industriali, dei ceti dirigenti,
dell'opinione pubblica, della stampa, del Corriere, le situazioni di fabbriche sono esplosioni episodie, a maggior ragione perché avveniva quasi in sintonia in molti stabilimenti e perché tentava di delineare con il controllo operario proprio l'opera alternativa. Dal punto di vista di grande panorama industriale, dove anche l'avvio e bisogno è la stessa cosa. Contro il sciopero ci dovranno presto risposte in nome dell'ordine vero e autentico, alcune soprattutto simboliche, come quando i volontari andavano a sostituire gli spazzini in sciopero a Roma. Altre però nettamente violente. Cominciarono le distruzioni delle tipografie dell'Avanti, le aggressioni dei deputati socialisti da parte di studenti, nazionalisti e spesso fascisti. Talvolta questi ultimi fascisti vennero sorpresi che si aggiravano armati nei pressi delle fabbriche occupate. Quando capitava qui al centro, tre di loro sono senza tanta discussione mandati a lavorare i temi, intimandoli per noi vivono soltanto per questa notte, per cui lavorare. Ad inquietare in quella fase, l'opinione pubblica borghese, che è stata la gestione, in generale c'è la politica liberale, diciamo, non era però tanto la violenza degli occupanti, quanto lo sforzo organizzativo di cui essi davano prova. Alcuni, tra cui il direttore del Corriere Albertini, cominciarono a pensare a un progetto di cooptazione dei socialisti al governo come unica soluzione per addomesticare il movimento operaio. Il PSI, per parte sua, era come sospeso davanti alle occupazioni. Tra la prudenza estrema dei riformisti, la fraseologia rivoluzionaria dei massimalisti e le spinte provenienti dalla base operaria, di cui cercavano di farsi interpreti gruppi piuttosto minoritari come quello dell'ordine nuovo. Si rimaneva in sostanza in attesa dell'iniziativa del governo, la quale però tardava ad arrivare. Il governo non era più l'ultima, da giugno il quinto e ultimo governo di Giorgio Luigi, il quale teneva anche il ministero dell'interno. Il ministro del lavoro era l'ex sindacalista rivoluzionario Arturo Labriola, che in quei mesi, con molti prefetti, cercava freneticamente di intervenire nelle vertenze e siglare compromessi. Giolitti, al contrario, ostentava tranquillità. Non introdotto nella Santa Barbonecchia, non rimandò gli appuntamenti ufficiali presi fino all'estate e smorzava le insistenze di chi, come Giovanni Agnelli, voleva prendersi una bella lezione agli operari. Insomma, Giolitti attese con calma che il confronto migliorasse entrambe le parti. Gli occupanti e il sindacato, certo, ma anche gli industriali che volevano mettere nelle condizioni di accettare il compromesso che lui intendeva proporre. Il 19 settembre, a quasi 3 settimane dall'inizio delle occupazioni, Giolitti convocò al Viminale i rappresentanti, in quanto appunto sia presidente del Consiglio che del Ministro dell'Interno, convocò i rappresentanti di Confindustria, della CGL e della FIOMI, per criticare ovviamente il leader riformista Luozzi. Dopo 6 ore di discussione, si è giunto un accordo che prevedeva aumenti salariali, ferie annuali di 6 giorni, le indennità di licenziamento e altri miglioramenti delle paghe e dei tempi di lavoro. Inoltre, Giolitti istituiva una commissione paritetica per esaminare il modo del controllo aziendale. Le occupazioni da allora duravano un'altra settimana, mentre l'accordo veniva sottoposto alla FIOMI. Ma per il movimento di una decennia di contrazione, emersero appena prima l'espansione, momenti di stanchezza e subito l'ovvero, la spossatezza, la paura di ciascuna fabbrica di trovarsi isolata, eccetto che il poco avanguardia come Torino, o i sindacalisti di rivoluzione di Sestri, e quindi comincia subito l'arretramento. Il referendum, nella FIOM, sancì l'accordo e quindi la fine dell'agitazione. Non ci sono insomma un compromesso che per certi versi era anche piuttosto avanzato, ma precario ovviamente, perché erano compromessi di tutti, in quella fase, Mussolini compreso, tutti erano resi contenti, ma di cui nessuno era contento davvero, tranne proprio Giolitti, che veniva riconosciuta la sua arte di mediatore e salvatore di situazioni possibili, e Buozzi, che poteva vantare di aver vinto per la FIOM il suo miglior concordato. Con qualche ragione, ma era più fragile di quello che Buozzi riteneva. Sotto le ceneri delle occupazioni, trovavano però contrapposte illusioni, rancori e progetti di vincita. La rinuncia del PSI di prendere la guida del movimento delle occupazioni e a portarlo su un terreno direttamente politico esasperò le contraddizioni al suo interno, aumentando l'autentestima e la sua disgregazione negli anni successivi.
la scissione al congresso di Roma del gennaio 21, che fondò il Partito Comunista d'Italia, fu promossa in primo luogo dai gruppi che più avevano sostenuto il salto dalle occupazioni alla rivoluzione, tra cui quello napoletano di Gordiglia, quello proveniente dell'Ordine Nuovo e infine quella mina vagante di Nicola Bombacci, che è tutta un'altra storia che finisce in tutt'altro modo. Il Partito Comunista, in estrema sintesi, non fu il figlio diretto del Piano Rosso, ma questo e la parabola dell'occupazione delle fabbriche per molti operai, per molti giovani intellettuali socialisti, tra cui Durante e Togliatti, furono il cruciale laboratorio in cui si maturarono esperienze politiche e organizzative, si maturò la disillusione verso la dirigenza del PSI e la prospettiva, il sogno del potere e della conquista del potere. Un protagonista della vostra guardia rinomista, anche lui una storia complicata, ma un grande intellettuale, un grande scrittore politico, Angelo Tasca, scrisse qualche anno più tardi che dopo l'occupazione, cito, gli uffici non restano abitati da spiriti maligni che bisogna esorcizzare. È una citazione dal suo splendido libro Nascita avvento del fascismo. Gli industriali si sentivano vinti dall'occupazione. È importante tenere conto di questa sensazione di sconfitta da parte degli industriali, perché quello che era stato ottenuto era troppo e si sentivano sconfitti di dover prendere una vincita. Avevano perso quel poco di fiducia verso l'affidabilità del sindacato, nei loro termini intendo, ma anche verso le capacità del riformismo liberale, di mito e di giuristi, di aggirare le rivendicazioni operaie e la rivoluzione socialista. Si sentivano vittime, in sostanza. Come dimostrarono presto con la risposta repressiva ai primi scioperi del 21, gli industriali avevano fretta di riportare le lancette in idee come non pareranno, prima che la rivoluzione delle fabbriche e la società venisse messa in discussione. Qualcosa di analogo, quindi adesso non c'è magari nel caso di far concentrare, succede cioè nelle campagne, soprattutto nel centro, ed è in questo momento che si sviluppa il fascismo su due binari, così dire, che poi finiscono per convergere e produrre il fascismo come lo conosciamo dal 22 in avanti. In modo molto schematico, parliamo di un fascismo urbano, quello fondato a Milano, che si fa le ossa nostri muscoli nel modo in cui abbiamo detto, è un fascismo agrario, okay? È nel 21, non nel 20, nel 21, che gli agrari emiliani scoprono lo squadrismo e lo scatenano contro le cooperative, contro i comuni socialisti e via dicendo. Ma già prima si era dimostrato di poter essere un fenomeno estremamente violento e antisocialista. Basti pensare che nel novembre 1920, 21 novembre, non ricordo mai, vi è la famosa strage di Palazzo Accursia al comune di Bologna. Okay. Quindi era questo contesto, la premessa della famosa interpretazione di Angelo Tasca del fascismo come controrivoluzione post-preventiva. Una reazione cioè allo spettro della rivoluzione, alla minaccia ormai tramontata, perché il 22 non c'era più. È una lamentata, ma al timore che potesse presentarsi ancora in qualche modo. Questo è, come posso offrire facilmente, un affresco di Piano Rosso concentrato sull'occupazione delle fabbriche, estremamente generale, ma che spero possa aiutare a integrare le vicende toscane di Antonelli su cui ci concentriamo adesso. E vi ringrazio ancora. Grazie Bruno, passiamo ora la parola a Andrea. Allora, innanzitutto mi è venuto il mio Settis perché la realizzazione è così completa che mi sento anche leggermente in soggezione per poter intervenire. Sarò anche molto più confuso di lui perché sono anche molto più confusionario. Avevamo il minimo schema, però nei vostri interventi sia di Sandro che di Bruno ci sono alcune suggestioni che secondo me sono molto, molto importanti. Innanzitutto è vero, il Piano Rosso quest'anno è passato praticamente inosservato. Mi ricordo che se non sbaglio nel 2001 a Firenze venne organizzato un convegno, addirittura due Piani Rossi, per parlando degli anni 60, c'era ancora vivo Bruno Trentin che intervenne direttamente e fu un bel convegno molto partecipato. Invece è proprio scomparso dalla
dalla circolazione anche l'accendo a questo, e questo è significativo. L'altra cosa ha detto sempre, ora sulla prima guerra mondiale ovviamente quello ci sofferma, però è importantissimo l'aspetto del rapporto tra gli ufficiali e la truppa, che contraddistingueva l'esercito italiano rispetto anche ad altri eserciti, anche l'austriaco o quello tedesco. È un rapporto molto scastale, un rapporto ancora maggior disprezzo rispetto anche agli altri eserciti, anche perché l'esercito tedesco e quello austriaco avevano un minor numero di ufficiali rispetto a quello italiano, e gli ufficiali facevano vita, diciamo, più collegata alla vita della truppa. Questo anche riporta un elemento, secondo me, che è importante, e che quando nascono poi fenomeni come quelli anche di quest'anno, i fenomeni che si chiamano, che sono stati definiti populisti, è anche segno che uno Stato che non riesce a inserire dentro la sua struttura tutte le classi sociali, le classi popolari in particolare. E nei rapporti della Prima Guerra Mondiale, basti pensare, c'è un bellissimo libro della Prohatch uscito 30 anni fa sui prigionieri di guerra, in cui come sono trattati i prigionieri di guerra italiani rispetto agli altri paesi, no? Ora non si pensa al film di Kubrick, Orizzonte di gloria, è ambientato in Francia. In realtà forse in Francia la situazione era molto meno peggio che di quella italiana, in cui venivano fucilati i soldati per non essersi tolti il cappello, oppure per non aver gettato il terra il sigaro mentre passava il generale di turno, ma anche il disprezzo dei prigionieri che vennero oltre, che considerati traditori ipso facto, perché sono fatto da essere zernesi, non gli venne fornito neanche l'aiuto in prigionia, ne morirono a decine di migliaia, rispetto anche addirittura si impediva alla Croce Rossa di portare aiuti alla prigionia. È interessante perché un rapporto, questo scollamento, come giustamente diceva Bruno, che poi non si può riportare in maniera diciamo meccanicamente legata a partiti, ma diciamo del popolo, o alla fine, con questo magma che è difficile poi da analizzare, che poi porta anche a fenomeni e al successo, insomma, di un fenomeno come quello fascista, che comunque autoritariamente, in maniera poi ovviamente strumentale, la rivoluzione per il fascismo è giustamente la rivoluzione conservatrice, ma è un cambio più che di classe sociale, è un cambio, è l'ascesa di alcune classi sociali a diventare gruppi dirigenti, penso come Farinacci che si laurea, acquista la laurea sotto il fascismo e diventa uno degli avvocati più pagati d'Italia, dice va bene, grazie signore, però è interessante che questo aspetto dello scollamento tra la nazione e lo Stato, il mancato inserimento dell'imperfetto Stato liberale, ovviamente sempre meglio del fascismo, ma che non riesce, secondo me è uno degli elementi che possono portare anche a fatti di tempo, cioè il fatto che non ci si fidava assolutamente del comportamento dei rappresentanti dell'autorità. Ecco, c'è questo aspetto che magari rispetto ad altri paesi, dove comunque poi la rivoluzione viene tentata ovunque, ma se si pensa come si forma, diciamo, lo Stato nazionale in Germania, in cui comunque si dà una forma autoritaria, ma di integrazione, anche a costo di scontrarsi poi con la Chiesa, ma insomma con un aspetto diverso, è un elemento abbastanza interessante. Parlando dei fatti di Empoli, che io chiamerei fatti d'Italia, perché poi alla fine sono significativi anche di un periodo storico, io non posso non richiamarvi, perché dalla mia umilissima scienza della materia, agli studi sono stati fatti e già citati in parte da Sandro, ovviamente Libertario Guerdini, che ha prodotto questo libro, e purtroppo, come diceva Sandro, non viene più frequentato il movimento operaio dell'Empolese, ma il Comune di Empoli, 14 anni fa, produsse una ricerca che poi portò a un libro fondamentale, che è quello di Paolo Pezzino, con interventi di Fulbetti e Ciabattone, che sono molto interessanti, e che è un rispetto alle polemiche che sorgono ogni anno nella celebrazione dei fatti d'Empoli, diciamo, andrebbe perlomeno letto, ecco, diciamo, da parte di chiunque poi voglia contestare, comunque proporre una sua lettura. Comunque in Italia non è vietata, a differenza di come sarebbe se non avesse, diciamo, che fossero altri soggetti che nel 45 abbiamo fatto, ma insomma il libro di Pezzino è un libro molto moderato da un punto di vista delle posizioni, sottopone a critica il lavoro di Guerrini, a cui dà comunque il riconoscimento che merita. Ovviamente poi nella ricerca storica si sa, la ricerca non si ferma mai, quindi c'è un elemento costante di ricerca e di diciamo, la parola
come ha giustamente sottolineato loro, corretta, è quella della complessità. Complessità non perché è una cosa difficile, ma perché non è riducibile alle singole componenti, proprio nel senso letterale. Quindi l'aspetto della complessità si riverbera sulla ricerca, poi sulla ricerca della storia. E un lavoro di Pezzino, uscito nel 2007, cita un altro autore della nostra zona che non si ammette questo periodo storico in Toscana, che è Roberto Bianchi. Diciamo, ovviamente le letture di Roberto Bianchi sono imprescindibili per quanto riguarda le proteste contro il Carovita, contro la guerra, i moti del 19. Quindi diciamo anche questo testo, che raccomando, questi testi che ha prodotto Roberto Bianchi sono indispensabili per conoscere il periodo. E, per quanto riguarda poi il clima dell'epoca, ovviamente bisogna partire da quello che è la situazione post prima guerra mondiale e post la situazione che ha appena descritto Bruno Settis. Quindi una situazione che volevo costantemente rapportarmi a come viene vissuta nei periodi successivi, anche fino a quest'anno, in poche parole, fino all'anno scorso, da parte dei media, della stampa. Quindi una ricostruzione che va a attualizzare eventi che sono accaduti 100 anni fa, estrapolandoli, come si dice, dal contesto generale e leggendoli singolarmente. Questo aspetto non riguarda purtroppo solo Fatti di Empoli, è una costante, si potrebbe dire, da quasi una trentina d'anni, in un malinteso senso poi legato a quella definizione che è oscena, definita microstoria, si sa bene voglio dire, ma in realtà che sarebbe storia e basta, è quella di estrapolare singole parti, a volte anche a fin di bene, si pensa ci sono degli eruditi che compongono testi complessissimi o citazioni, però poi non riescono a capire bene cosa farsene di questo materiale, perché non sono in grado di inserirlo nel contesto generale. Uno di questi è quello di scambiare le fonti giudiziarie, che sono fonti importanti per chi fa storia, e andare a cercare la verità giudiziaria come se fosse la verità storica. Quindi anche lì, senza riuscire innanzitutto a collocare quelli che sono i percorsi giudiziari, periodo per periodo, ma anche perché poi alla fine ai giudici interessa la responsabilità penale e non interessa certo ricostruire la struttura di un evento storico. Quindi anche questo elemento, cercare puntigliosamente le singole responsabilità da un punto di vista penale, è una strada che può portare da un'altra parte rispetto a quello della ricerca storica, ovvero la strada che porta alla ricerca dei colpevoli, come se si dovesse costantemente riaprire dei processi penali che non competono a chi fa politica e neanche a chi poi fa ricerca storica, sono elementi che non competono a noi. La ricostruzione di Pezzino, dicevo, è veramente puntigliosa, è di una critica filologica passo per passo, se non leggi il testo, praticamente c'è una parte narrativa che è fondamentale, in cui si descrive quello che succede, ovviamente ricostruendolo dalle fonti, mettendo a confronto le varie interpretazioni che si sono date di quel fatto, perché chiunque poi faccia ricerca andando a spulciare negli archivi sa che ogni fonte racconta la parte di verità, e come diceva Mark Bloch, non parla se non è interrogata. Già nell'atto di porre un quesito e una domanda a una fonte vuol dire anche un minimo indirizzare la ricerca. Pensare di poter ricostruire questa mitica verità oggettiva storia per come viene intesa dai media attuali è una impresa che chiunque abbia che fare con la ricerca storia sa che non ha nessun senso da un punto di vista storico, se non quello di scambiare la cronaca di pubblicazioni di articoli sui quotidiani con la ricerca storica, che è un'altra cosa. In questa ricostruzione molto puntigliosa, quindi come diceva Sandro, questi 50 marinai, 50 di marinai su due camion che vengono fatti partire da Livorno, da Livorno dove sono state portate alla Spezia, per andare a sostituire i lavoratori in sciopero, questo è un elemento da tenere presente sulle questioni che poi emergono. In ogni caso stavano andando a sostituire dei lavoratori in sciopero. Questo, voglio dire, è un aspetto che non è proprio secondario, perché comunque poi si voglia affrontare poi la questione. Ovviamente erano militari, quindi dovevano obbedire agli ordini, erano purtroppo anche lì, molti erano meridionali, quindi anche un segno di un'integrazione soppicante dello Stato italiano, perché probabilmente il lavoro
che uno riusciva a trovare era quello di arruolarsi in marina nell'esercito e poi andare a fare quello andare a sostituire i lavoratori in sciopero. A differenza di Libertario Guerrini, Pezzino sostiene la tesi, afferma che sostenere la tesi, come fa Libertario Guerrini con una certa sicurezza, di un agguato organizzato a danno dei cittadini empolesi non è evidenziabile se non come ipotesi senza, diciamo, mettendo insieme, come fa Guerrini, le fonti in un certo modo, però secondo Pezzino ci sono alcune lacune in questa ricostruzione, perché uno potrebbe leggere e farsi altre domande, tipo il viaggio attraverso l'utilizzo dei camion e non della ferrovia per Paolo Pezzino è legato al fatto che molto probabilmente lungo la ferrovia avrebbero trovato dei blocchi sulle rotaie, ovviamente poi trovano lo stesso, quindi la questione pone dei quesiti che non sono secondari. Il vestiario dei marinai è una questione dibattuta, perché di preciso come se fossero vestiti poi non si sa bene, perché sembra che alcuni avessero mezza divisa, alcuni avessero una parte di divisa. Lo stesso Farinacci, celebrando successivamente, paradossalmente dirà però anche loro hanno mandato questi vestiti non da marinai, quindi curiosamente Farinacci riprende per addossare la responsabilità alla classe dirigente prefascista, dice che insomma c'era una situazione di eccitazione e questi hanno mandato, praticamente, e va a finire che espone una tesi che è molto simile a quelle che poi si sono succedute negli anni successivi, quindi questo aspetto ha reso molte perplessità. In effetti, quello che diceva Sandro è assolutamente corretto. La questione, come dice lo stesso Pezzino, è questa: la situazione era dopo l'uccisione di Spartolo Lavagnini, e la situazione dello squadrismo a livello nazionale, che poi si vedrà, avrà una presa diretta nei rapporti con le istituzioni, facevano della piazza empolese una polveriera in cui bastava veramente, veramente poco per essere accesa. Le classi dirigenti, gli enti locali, come si dice, che governavano l'empolese erano quasi tutte socialiste dopo le vittorie alle elezioni, come ha ricordato Sandro. A Montelupo il sindaco viene eletto come rappresentante del Partito Socialista, Dante Castellani, per dire quale fosse anche poi il clima, spesso anche dell'elitario, da un punto di vista delle speranze di rivoluzione. La frase era quella di fare una Russia, insomma, a Montelupo la prima cosa che viene fatta è nella prima seduta del Consiglio si vieta l'esposizione di simboli religiosi in ogni edificio e si obbligano i vigili urbani a portare la fascia al braccio e non andare in divisa, e si espone sul balcone del Comune di Montelupo la bandiera rossa salutando la rivoluzione. Questo è, diciamo, quello che è un po' il clima dei consigli comunali dell'epoca, che questo Dante Castellani era stato tante volte consigliere negli anni precedenti, sempre contraddistinto per un'attività è impressionante vedere dagli archivi la sempre maggior presenza di rappresentanti delle classi sociali che prima non si affacciavano nemmeno nei comuni, che vengono poi rappresentati nelle discussioni. Quindi c'è anche questo aspetto di una rivoluzione, di uno Stato che sembra lì per finire, che lo Stato marcio, lo Stato borghese. Quindi ci sono anche queste attese messianiche. C'è chiamarla sottovalutazione del fascismo è sbagliato, perché era un fenomeno nuovo, e quindi la sua lettura era una lettura che non poteva riuscire solo a chi poi l'avrebbe vissuto, oppure a una persona estremamente capace di cogliere il momento, come era poi Angelo Tasca, appunto, in cui il fascismo, come dice lui stesso, è la storia del fascismo mentre si fa, mentre si produce. Quindi è un elemento anche di richiamo a un periodo che sembrava di grandi speranze rivoluzionarie. Quando questi camion partono da Livorno, già a Livorno, e questa è una delle questioni
dibattute, già a Livorno sono oggetto di attacchi verbali da parte di parte della popolazione. Quindi già a Livorno, che tra l'altro poi non partono direttamente dal porto, vengono portati prima in una piazza, quindi vengono fatti transitare per il comune, e questo già provoca una prima reazione, perché le persone vogliono sapere che cosa sono, chi sono, se sono fascisti, se sono militari, e comunque, essendo militari, vanno a sostituire i lavoratori, vengono apostrofati già come crumeli, quindi nella diatriba. C'è poi questo viaggio avventuroso, perché il percorso, anche se è breve, all'epoca era un po' meno breve, i mezzi su cui salgono raggiungono la velocità di 25 km orari, le motociclette potevano fare 50. C'è questo misterioso fatto di Abdon, che era già il rappresentante, era stato a Livorno per una riunione, un congresso sindacale, non si capisce bene cosa succede. Il cane si lamenta un guasto, la moto si ferma perché sembra abbia un guasto anche lui, e sembra in quel contesto ci sia una richiesta d'aiuto da parte dei militari verso questa motocicletta, e da lì partono. E qui Pezzino fa un lavoro che è più quello del giallista che dello storico: parte una serie di narrazioni, una diversa dall'altra. Queste narrazioni sono quelle relative alla deposizione del processo, che saranno, come dice Pezzino, molto contraddittorie, e di cui l'autorità non si premurerà nemmeno di andare a cercare una coerenza tra le varie voci che spesso si contraddicono fra di loro. Ricordiamoci comunque il tribunale che istruisce la pratica, è ancora un tribunale dell'Italia liberale, 1921, il processo poi c'è nel 24, un tribunale sotto il fascismo, ma come si sa in Italia la magistratura non verrà mai in parte interamente fascistizzata, tanto è vero che Mussolini dovrà crearsi una struttura ad hoc, quello del tribunale speciale per la difesa dello Stato. Voi sapete poi che Claudio Pavone ha parlato di continuità dello Stato, per cui paradossalmente, ma non troppo, sarà più fascista la magistratura del secondo dopoguerra, dei primi anni del secondo dopoguerra, rispetto a quella formatasi durante il fascismo, perché quella che non si è formata durante il fascismo, quella del secondo dopoguerra, quella in Italia durante il fascismo si era fermata non tutta ma in parte in epoca liberale. Quindi anche lì, come dice lo stesso Giuseppe Busoni, per fortuna le condanne non sono quelle che avrebbero potuto essere se il processo si fosse svolto nel 25, no? Con già l'avvio dello Stato totalitario, e poi arriverà dopo l'attentato a Mussolini a Bologna. Quindi c'è questo aspetto contraddittorio di questa moto, in cui non si sa bene quando sorpassa il camion, se sorpassa, in realtà sembra che questa moto abbia un guasto a Santa Maria, perché all'epoca veramente se leggete è anche abbastanza picaresco il viaggio sia del camion che della moto, perché la moto fora due o tre volte, poi si rompe il mozzo, parte raggi, d'altronde eravamo nel 1921, e quindi probabilmente la modalità costruttiva era il massimo, e sembra in realtà questa moto si fermi definitivamente prima di arrivare a Santa Maria, e non ci sia questo arrivo in Empoli da parte dei due protagonisti, che vanno a dire ai empolesi stanno arrivando i fascisti, quando loro sapevano non erano fascisti. Pezzino non crede affatto a questa ricostruzione. Per Pezzino in realtà ci sono diverse telefonate fra i comuni, anche questo è interessante, nel passaggio, e questo dà il senso anche del clima, nel passaggio del camion nelle varie frazioni, ognuno lì, quando si fermano per chiedere la strada per arrivare a Empoli, a quelle persone che gli inizia la strada gli viene dato informazioni perennemente sbagliate, quindi questi camion girano e sfilano in strade e non sono quelle che portano a Empoli, perché in questa maniera poi c'è la possibilità di prendere tempo da parte delle persone a avvisare. Quindi c'è un giro di telefonate tra Santa Croce, Fucecchi e Empoli, in cui si avvisa sta arrivando un camion pieno di fascisti, perché effettivamente non si arriva bene dalla visione diretta, vedendo queste persone in borghese, e che ci fosse dei camion oppure Empoli aspettasse
proprio per l'omicidio di Lavagnini, per il fatto che Lavagnini poi era stato ad Empoli, che aspettasse da Empoli un assalto dei fascisti era quasi naturale per gli empolesi, quindi effettivamente si aspettavano un assalto di questo tipo. Quando arrivano i camion, effettivamente la popolazione è già predisposta per creare problemi al transito dei camion, quindi ci sono barricate, ci sono blocchi, il primo camion che passa viene assaltato a colpi anche di arma da fuoco, è quello però che avrà meno danni, i danni maggiori ce l'avrà quello successivo. In questa fase è molto complessa, il pezzino gli dedica tantissime pagine, perché sì, gli autisti si qualificano, però a quel punto anche il fatto stesso che si qualifichino di fronte alla popolazione, anche la motivazione che vadano a sostituire i lavoratori sciopero è una motivazione sufficiente per impedirgli di proseguire, e questo è l'elemento. C'è una serie di, a quel punto, di atteggiamenti diversi da parte dei vari rappresentanti dell'autorità, e sì, da Mannaioni, e poi sparisce, però fa un'opera di mediazione quando si accorge della situazione sta degenerando, sfugge sicuramente di mano la situazione ai partiti, però quello che noi possiamo dire è che quella rivolta, che poi nel processo successivo non verrà riconosciuta, e questo è importante, non verrà riconosciuta come azione politica, e per Pezzino invece è un'azione politica, ma verrà riconosciuta come azione di folla, diciamo, secondo gli studi di Le Bon, di folla che ha perso completamente il senno e quindi bestiale, incontrollabile, e qui si creano anche le figure che tutti noi che abitiamo in queste parti abbiamo sentito raccontare fin da bambini, quelli, è ovviamente una figura femminile che diventa la protagonista di gesti efferati, questa signora detta la cinquantaccia, che nei fatti non c'entra assolutamente nulla. È una persona che ha avuto dei precedenti penali per piccoli reati e solo per questo viene arrestata e condannata, ma non ha avuto nessun ruolo nell'azione. Però la necessità di creare anche questa figura femminile che renda la bestialità delle classi popolari. Nei processi non viene riconosciuto, c'è una contraddizione nonostante. Si vuole processare i bolscevichi, si vuole accusare gli appartenenti militanti della sinistra, ma non si vuole riconoscere l'azione politica del gesto. Quindi il regime successivamente cercherà costantemente di separare la responsabilità della popolazione da poveri facinorosi che hanno sollevato l'animo di persone facilmente suggestionabili, quindi non si dà responsabilità alla città, la città anzi deve lavare le stonta per ripulire l'immagine di questa strage, ma dall'altra parte non si sa come accusare poi alla fine i protagonisti di questa strage, e diventerà poi un martirologio tipico del fascismo successivo. I morti sono 9, se qualcuno ha visto il film Empoli in rosso e nero, anche se la ricostruzione è anche abbastanza discutibile, di fantasia, ma comunque diciamo ricostruisce un pochino soprattutto la parte degli scontri. Ci sono ovviamente azioni, possiamo sicuramente dire, efferate verso soggetti sostanzialmente spesso anche ignari, eccetto la persona, i carabinieri che accompagnavano e che guidava anche il primo camion. Però se noi ci limitiamo, come è stato fatto e come viene fatto ogni anno, a ricostruire questi fatti come se fossero accaduti ieri in un contesto completamente diverso, noi rischiamo veramente non solo di non farli capire, ma neanche di capirli noi stessi, perché sono fatti che attengono a quell'Italia in quel periodo storico, in quel periodo storico ben preciso. Poi è stato sottolineato perfettamente sia da Sandro che da Bruno che il combinato disposto, potremmo dire, per usare un bruttissimo termine, della prima guerra mondiale, che ancora aveva i suoi effetti, avendo portato a migliaia di morti, decine di migliaia di morti in ogni comune. C'è una lapide dedicata alla caduta della prima guerra mondiale, molti più che della seconda, insomma, da questo punto di vista, di persone strappate alle proprie abitazioni e gettate in questo calderone
micidiale che cambiò completamente anche il punto di vista e fu un'esperienza al limite e che abituò sicuramente anche a un'accelerazione della violenza come mezzo per raggiungere obiettivi politici. Questo da parte del fascismo fu capito perfettamente, anche nei confronti poi dei reduci. Pochi mesi dopo i fatti di Empoli, in cui furono commissariati praticamente tutti i comuni, i comuni socialisti che erano usciti, in cui il Partito Socialista era uscito vincitore delle elezioni amministrative perché aveva arrestato quasi tutti, anche quello di Montelupo, il commissario prefettizio di Montelupo, commissario prefettizio, tale Ernesto Calvo, praticamente diventa il tramite fra il partito fascista e l'autorità e trasmette direttamente all'autorità superiore le missive e gli indirizza il partito fascista. Nella fattispecie Empoli, gli arrivano le lettere su carta intestata di Gambacciani. Gambacciani era segretario del fascio di Empoli, cui figlio Italo morì in uno scontro con i fascisti a 16 anni, a cui era stato dedicato lo stadio di Montelupo. Italo Gambacciani poi l'ha dedicato successivamente gli stadi di Empoli e di Montelupo a Carlo Castellani, che è il calciatore riportato a Mauthausen. E lui scrive il 2 giugno del 21, Calvo, all'ispettore generale Pubblica Sicurezza, scrive: sorse anche lì il fascio di un battimento, che per onor del vero ha sempre saputo agire dignitosamente senza dar luogo a lamentele, accattivandosi anzi le generali simpatie di questa popolazione che è ormai uscita dal gioco rosso. I sovversivi tramano ancora nell'ombra, ma i fascisti vigilano e si dichiarano pronti ad agire per la salvezza del loro più sublime ideale, la patria. Questo non è un manifesto del partito fascista, ma è la missiva del 2 giugno 1921 di un commissario prefettizio che governava a quel momento il comune di Montelupo. E al sottoprefetto di Saminato richiedeva che quanto ritenesse opportuno indire le elezioni per la ricostruzione dell'amministrazione comunale. E Calvo rispondeva che avrebbe atteso il successivo mese d'agosto per la ricostruzione dell'amministrazione ordinaria, per avere anche modo di preparare l'elezione di persone che garantiscano per cultura, serietà e rettitudine le sorti del comune. Quindi c'era già un aspetto totalmente schiacciato sul partito fascista. Successivamente, nei mesi, perché il commissariamento durò tanto, il comune ritornò alle elezioni nel 1923, quindi nei pochi anni precedettero poi l'eliminazione della figura del sindaco con l'istituzione del podestà, prima nei comuni sotto un certo numero di abitanti e poi tutti. Ancora nel 21, nell'ottobre, il testimone diretto degli scontri che avvennero a Porta di Mezzo, in cui morì un fascista che era Saccardi, a cui fu dedicata una piazza a Montelupo. Anche lì i rapporti, questo scontro venne preannunciato da un rapporto epistolare fra il commissario prefettizio e il capo del direttore delle fasce, appunto, che era Gambacciani. Quindi in realtà, quello che dicevo prima, è che questi scontri, quell'assalto a Empoli che avviene verso i due camion dei militari, avviene perché oltre ad essere un clima ben preciso, che è quello che ha descritto certamente in maniera esemplare Bruno Settis, è anche quello di una totale sfiducia, per usare un eufemismo, verso le forze dell'ordine, che ormai erano apertamente schierate verso il fascismo. Se pensate che quanto avrebbe potuto cambiare il corso della storia, ovviamente queste sono solo delle illazioni, a Sarzana l'esercito interviene e i fascisti scappano perché non si aspettava una reazione armata da parte dello Stato, oltre alla popolazione intera, che reagisse contro il fascismo. Quindi in realtà l'azione di Empoli è assolutamente figlia di questo contesto, tanto è vero che dopo i fatti i fascisti vennero fatti poi, gli venne fatto occupare Empoli con la distruzione delle varie strutture popolari, con spari un po' a casaccio e con le solite violenze coperti dall'esercito che sembra avesse inviato anche un autoblindo. Quindi se no, l'operazione, che sembra una banalità e forse per chi si occupa di vicende storiche lo è, ma non lo sembra diventata, è quella negli ultimi decenni, crollate un po' le dighe
della capacità di fare analisi un pochino più a largo raggio, la storia si è ridotta a analisi, non analisi, a narrazioni cronachistiche di singoli fatti che, scollegate a tutto il resto, non riescono a dare ma non è un'azione innocente, questa è un'azione che ha finalità ovviamente di marketing commerciale e anche politico. Mi riferisco in Italia alle pubblicazioni che negli anni 2000 produsse Panza una dietro l'altra, no? Panza, comunque, come persona accreditata presso l'establishment, laureato con Guido Quazza in storia contemporanea sulla resistenza, che comincia a fare lo stillicidio di singoli omicidi commessi da partigiani estrapolati completamente dal contesto della guerra di liberazione. In questo nella vicenda invece legate ad Empoli è evidente che, se noi prendiamo questo fatto e l'analizziamo come se fosse accaduto ieri in un contesto completamente diverso, sarebbe del tutto incomprensibile. E quello che viene spesso chiesto agli storici, e che non è il loro mestiere, e certamente non è quello mestiere quello di creare nessuna memoria condivisa, perché di per sé la storia non porta a condivisioni, ma semmai ad inasprire le separazioni che sono tipiche dei movimenti storici. Ma certamente la pietas umana, ha avuto modo di dirlo anche uno storico molto bravo, che è Eric Gobetti, è riferito all'esempio delle foibe, sì, va bene, ma la pietas umana verso le vittime del fascismo, da parte di chi chiede la pietas umana verso, non è mai stata espressa. Allora, a questo punto è evidente che si tratta di operazioni che non sono più operazioni di tipo di ricerca storica, sono operazioni che hanno connotazioni di marketing politico e anche, posso dire, un non tanto rispetto per le stesse vittime, che sicuramente nel caso di Empoli sono vittime assolutamente quasi tutte ignare, se non del fatto di andare a sostituire il lavoratore di sciopero in quel contesto, che era una cosa assolutamente pericolosa, come lo sarebbe stata in qualunque contesto del genere. Le condanne saranno poi affievolite dal fatto di poter ricorrere all'amnistia, la magistratura non era ancora così pienamente fascistizzata, certamente però le giunte socialiste del circondario vengono di fatto esautorate, quindi è la fine di quella fase dei socialisti al potere negli enti locali. La successiva memoria di questi fatti sarà uno degli elementi, che poi magari è anche la cosa sicuramente più complessa, degli elementi di raccordo fra l'antifascismo prima dell'avvento del fascismo, che si manterrà, diciamo, questa fiaccola, anche soprattutto grazie all'unico partito che rimarrà attivo sul territorio, sarà il Partito Comunista, e altri poi realtà, e che porterà poi alla formazione e alle formazioni resistenziali. Ovviamente questo rapporto, la storiografia ha dimostrato che è più complesso, lo stesso Battaglia aveva già evidenziato poi che chi, diciamo, salirà su monti per fare la resistenza ovviamente è anche molto più giovane, perché siamo nel 43, quindi a 20 anni, ha vissuto tutta la sua esperienza dell'antifascismo, avrà ragioni molto anche diverse rispetto a quelli degli antifascisti degli anni 20. Rimarrà però questo filo narrativo che terrà in piedi, per esempio nelle città dell'Empolese, in cui l'antifascismo diventerà un elemento di fondamentale anche nella ricostruzione successiva, tanto è vero che nel 45, appena liberata, si chiederà la riapertura del processo, cosa non sarà possibile in quel contesto, però che dimostrerà questa attenzione verso diciamo un'ostilità al fascismo, che forse non era solo legata a partiti, ma era legata anche a un elemento di intolleranza quasi pre-politica, che forse sarà quella che apparterrà anche alle storie della resistenza. Sicuramente per Empoli quell'azione sarà un'azione, da un punto di vista di politica, negativa, perché sarà un'azione che porterà alla conquista da parte dei fascisti del territorio, mentre perlomeno dalle narrazioni di Remo Scappini il fascismo in quegli anni a Empoli non era così attivo e così presente, quindi da un punto di vista sicuramente dei risultati politici è un avvenimento drammatico e problematico, però se noi non lo inseriamo in un contesto
che è quello, prima guerra mondiale, Triennio Rosso e squadrismo, sarà difficile riuscire a comprendere come si sia potuto avvenire. L'ultima cosa appunto che volevo dire è che in queste narrazioni che pensano di ricostruire questo periodo storico, si dimentica sempre il fenomeno squadristi e fascista, come se fosse una variabile che non ha un aspetto naturale, un po' come le rappresaglie tedesche durante la seconda guerra mondiale, che quasi sembravano un aspetto naturale per cui si dovevano fare attentati a tedeschi perché sennò reagivano, come se fosse normale questo tipo di reazione, e il fascismo viene osservato sullo sfondo. Il fascismo in quegli anni non è sullo sfondo, si prepara, e l'ha ricordato Bruno, nasce nel 19, con questi poteri, non è che conquista i poteri con una minoranza all'interno del Parlamento, una manciata di parlamentari, perché gliela affida la classe dirigente italiana. Quindi c'è una responsabilità enorme da questo punto di vista della classe dirigente e dominante italiana per aver pensato di poter utilizzare a proprio fine il fascismo, che ovviamente si farà utilizzare fino a un certo punto, poi comincerà a essere l'utilizzatore, non più quello si farà utilizzare. E anche loro, analizzando poi forse un po' male, il Littleton in questa fase la descrive molto bene, però ritornando a Empoli, diciamo che se noi non leggiamo quei fatti in un contesto nel quale avvengono, non siamo in grado di comprenderli. Tra di noi ovviamente queste cose le sappiamo, mi sembra sia sempre più difficile farle conoscere al resto, perché le notizie, ormai le informazioni legate agli avvenimenti storici seguono la strada della notizia sensazionale, non c'è una riflessione più profonda sulle questioni e quindi non c'è più neanche capacità di riflettere e di capire la complessità dei periodi storici, fino ad arrivare poi alle strumentalizzazioni che seguono questo fenomeno da decine d'anni. Io mi fermo qui perché mi sembra aver parlato anche troppo e mi scuso con chi mi ha sopportato fino ad adesso. Io vorrei ringraziare i compagni Bruno e Andrea perché le loro relazioni sono state davvero esaustive e ritengo che siano molto utili in questo tempo di revisionismo storico e in questo tempo in cui le giovani generazioni potrebbero essere influenzate da chi addirittura è successo di recente nella commemorazione del centenario del Patto di Empoli, da chi si è permesso di dire che l'intera città di Empoli dovrebbe chiedere scusa per i fatti di Empoli e recarsi una volta l'anno con dei fiori a chiedere scusa alla lapide che commemora questi marinai, così come i presidenti americani vanno tutti gli altri a Hiroshima. Cioè, roba oscena proprio. E io vorrei concludere leggendo il testo della lapide che rammenta la costruzione della sezione di Empoli del Partito Comunista d'Italia alla presenza di Spartaco Lavagnini. Questa lapide fu affissa il 20 febbraio del 1955, cioè 34 anni dopo la fondazione del partito. Il 20 febbraio del 1921, in questa casa, Spartaco Lavagnini inaugura la prima sezione empolese del Partito Comunista Italiano. La stessa violenza di classe che abbatté l'uomo diede alle fiamme la sede popolare. Ma sulle rovine e sui lutti Empoli Democratica non si attarda a meditare. Ricostruì combattendo la ventennale battaglia della libertà del lavoro, della pace, nel ricordo delle origini, nella certezza della vittoria. Continueremo la lotta perché il socialismo trionfi su questa nostra terra. Ebbene, questa iniziativa rientra nell'ambito della celebrazione dei 100 anni della fondazione del Partito Comunista Italiano. La dedichiamo alla memoria di Spartaco Lavagnini, di tutti i martiri antifascisti e comunisti che hanno reso grande Empoli, culla dell'antifascismo e del comunismo in Italia, e continueremo la lotta per il socialismo su questa terra e su tutte le terre del mondo.